Tenta di riaprire un bambino di 8 anni che giocava in un cortile incubo a Fiumicino, comune del litorale alle porte di Roma. Ora è caccia un 50enne. Abbiamo saputo ieri, siamo abbastanza scioccati. È sabato mattina, via Arsia. L'allarme scatta alle 10 in pieno giorno. I negozi sono aperti, ma nessuno ha sentito le grida del bambino che, dopo aver scalciato l'uomo che lo stava trascinando con forza verso la sua auto parcheggiata di fronte al cortile dove stava giocando, è riuscito a divincolarsi e a correre verso la madre che era in casa. Il papà e il fratello maggiore invece erano al lavoro. Il bambino è stato eroico. Speriamo che possano ritrovarla questa persona e che possa finire così, insomma. Attimi drammatici. La mamma non è riuscita a vedere né l'aggressore né tantomeno l'auto con la quale lo sconosciuto è scomparso nel nulla. Ora è ricercato dalla polizia. Forse un cinquantenne, secondo la descrizione del bambino. Un'inchiesta complicata per la polizia che non esclude nessuna ipotesi. Una dinamica tutta da chiarire. Il cancello del condominio dove abita il bambino si può aprire anche dalla strada. Basta tirare la leva della serratura a scatto infilando la mano tra le sbarre. Siamo abbastanza colpiti, anche perché questa è una zona centrale, quindi... Si cerca di capire anche se dietro il tentato rapimento si nascondano vendette o ritorsioni di qualcuno, o un movente economico, oppure un pedofilo. Intanto, da una prima verifica sulle telecamere di sorveglianza non sarebbero arrivate immagini utili, ma i riscontri sono ancora tutti in corso. La polizia sta analizzando il racconto del piccolo. L'idea di un orco che si aggira per il paese mette paura a tutti. La psicosi corre lungo le strade di Isola Sacra, nella chat di scuola, sui gruppi online e un crescendo di paura. C'è chi chiede l'identikit tra vocali e messaggi. Una donna riferisce di un altro rapimento non andato a buon fine, questa volta di una bambina. La polizia smentisce queste voci, ma non basta a placare gli animi. Sono rimasti proprio allibiti perché è una zona piuttosto tranquilla, quindi la cosa è un po' preoccupante.